cosa significa la sussidiarietà su questo problema del 18.000 fine anno senza lavoro? Cioè, faccio due esempi, un attimo, aspetta, due esempi velocissimi. Banco alimentare dà da mangiare a migliaia e migliaia di persone senza una lira. Senza una lira da parte degli enti. Vale la pena spendere tantissime risorse per mettere su un carrozzone pubblico o vale la pena sostenere una cosa così? Chiusa la parentesi. Domanda sulla scuola. Nella scuola, in regione, siete sulla possibilità di sviluppare l'autonomia delle scuole e sviluppare un sistema paritario in cui la libertà di scelta del cittadino possa essere esercitata? Ora, io non voglio parlare della legge Gelmini, eccetera, che credo che sia partita da un'esperienza di Berlinguer, quindi andiamo fuori tema. Io posso dire che nel mio piccolo, porto due esempi, da sindaco in 10 anni abbiamo fatto 5 scuole nuove a Civitanova, perché se tu lamentavi le fogne io ti devo dire che la sinistra che ha governato 35 anni a Civitanova ci ha lasciato con le autobotti, con i siti inquinati nel 95 e con le scuole che erano tenute con i cristi, dottoressa, i cristi. Mio figlio ha studiato lì. I cristi sono quelle cosine che tengono l'Annibal Caro. Quindi, si impara facendo il sindaco. Si impara facendo i cristi, perché io cristi pensavo un'altra cosa. L'ho imparato facendo il sindaco. 5 scuole nuove, perché la problematica a Civitanova era questa, la problematica erano autobotti, quindi questo è un esempio per dire l'attenzione che ho messo per la scuola pubblica. E vi dico anche la mia esperienza. Io provengo da una famiglia di Pioraco, mio padre era un operaio, mia madre un'impiegata dell'ufficio postale, hanno fatto sacrifici e hanno voluto che io frequentassi medie, ginnasio e liceo all'istituto Salesiano. Hanno fatto dei sacrifici enormi, perché un operaio stava bene, però era sempre un operaio, pagavano 2 volte le tasse e la retta ai Salesiani, perché ero esterno custodio. Hanno fatto bene, hanno fatto male? Secondo me hanno fatto bene, per come poi mi sono ritrovato in tante situazioni di difficoltà che ho superato grazie a questo percorso. Per dire che secondo me è chiaro che la scuola statale non può essere smantellata, è chiaro che la scuola statale deve rimanere lì, ma nel momento in cui noi sposiamo un modo diverso di fare politica, non possiamo dire una cosa e razzolare in un'altra. Nel momento in cui diciamo che al centro della nostra politica c'è l'individuo ha libertà di scelta. L'individuo ha libertà di scelta. Se la paga, ma non può pagare 2 volte, amico caro. Non può pagare 2 volte. Certo che se la paga, come l'ha pagata mio padre, operaio. Se la paga tranquillamente, ma è libero di scegliere quello che vuole. Questa libertà nelle Marche non c'è. 220.000 studenti divisi in 180 circoli didattici, 90 istituti superiori, rispetto a 50 scuole fra la scuola della media e la scuola superiore. C'è una, con questi numeri si capisce la politica della regione. Per lasciare la libertà di scelta, prima devi dare che la scuola pubblica offre i servizi. No, ma tranquillo Massimo, vai tranquillo. No, prima la scuola pubblica deve assicurare i servizi. Certamente. Secondo te li assicura in termini di risorse? Cioè, io faccio meccanica, non c'è un tornetto a cuore specifico. Se tu vai nello specifico, allora diventa difficile. Parliamo in astratto. No, io parlo in maniera pratica. Tu forse parli in astratto, perché dici una cosa, parli dell'esperienza tua. Poi ti sostengo dei partiti che sappiamo come la pensano, come sono statalisti, tu mi dici che non sei statalista, allora scoriamo, lasciamo perdere di parlare. Tu sarai bravissimo, tu sicuramente sei un Che Guevara di sinistra, io sono un Che Guevara di destra, perché ti faccio un esempio particolare, non ero buono per fare il consigliere regionale, perché non ero di Forza Italia e non ero fascista, adesso sono buono a fare il presidente, ma guardate un po' come sono cambiate le cose. Il mio intendimento è la libertà di scelta, farò di tutto per creare le condizioni, ci sono i soldi in bilancio, adesso come adesso non c'è trippa per gatti, perché con l'80% occupato dalla sanità, con gli sprechi, con tutti i direttori,
con gli spot televisivi, con i viaggi che vengono fatti, se vengono fatti in Cina in business class, non c'è niente, non ci sono manco i gessetti per Massimo, che merita i gessetti e merita tutto quello che ci vuole. Quindi, quindi io dico, l'impegno mio è che... Vabbè, sono questi, dai, è stata una serata divertente. Purtroppo, da una parte e dall'altra si vedono questi esempi. È vero. Potrei parlare a lungo, ma per rispetto a Massimo che ha parlato poco mi fermo, dico solo una cosa. No, parla... no, mi fermo. La Quadrilatero è stata un'opportunità che Spacca non ha capito. Ricorre alla Corte Costituzionale, ricorre, vabbè, ricorre al TAR, abbiamo perso 3 anni, non abbiamo catturato più il valore, la viabilità non c'è, la viabilità significa far viaggiare le cose, far viaggiare le merci e far viaggiare anche le idee. Abbiamo perso un'occasione, adesso Spacca è montato sul carro del vincitore, ma è un carro transitorio perché finisce il 28 marzo, grazie a Dio.